Ci sono due stati di vita, materiale e spirituale. Vita materiale. Abbiamo lavori, i soldi, i cibi, fare figli, la famiglia, la casa, salute del corpo, le macchine, internet e tecnologia. Quindi siamo abituati a vivere una vita materiale. Per la nostra vita materiale chiediamo a Dio di esaudire le nostre volontà umane. Per i problemi che arrivano a causa di questo pensiero, si ha una mancanza di fede in Dio, fiducia in Dio, alla fine arrivano dolori e sofferenze, piangere e stridore di denti. Invece, vita spirituale, abbiamo le virtù di pazienza, speranza, perseveranza, misericordia, perdono, vero amore, vera pace, armonia e serenità. Per il cuore, per la mente. Per avere queste virtù dobbiamo pregare sempre. Perché pregare sempre? Perché deve diventare un'abitudine quotidiana di vita spirituale che porta queste virtù e la vita diventa più semplice. Quindi è possibile fare la volontà di Dio attraverso la preghiera costante.